Oggi cominciamo a parlare dell'osservatorio Leuenberger e l'osservatorio Leuenberger, così come diciamo, il filtro di Kalman, fanno la stessa cosa e vengono diciamo, preceduti da due o tre paginette di introduzione al problema della stima. Quindi oggi cominciamo a parlare delle applicazioni, cominciamo a vedere un po' tutte queste basi anche abbastanza teoriche che abbiamo visto. Come si concretizzano e poi cercherò anche di farvi vedere con degli esempi anche pratici perché c'è bisogno di conoscere queste basi teoriche e perché, diciamo, la non conoscenza di alcune di queste basi potrebbe portare a dei comportamenti, imprevedibili del vostro sistema di, adesso noi stiamo parlando di stima. Osservatore e filtro saranno la stessa cosa, ovviamente adesso sarà tutto più chiaro, diciamo, dopo la lezione di oggi, e controllo con la retroazione dello stato e controllo sono la stessa cosa. Ok? Vedremo che perché io ho in qualche modo, se vedete, apparentemente un po' alternato gli argomenti, in realtà c'è un filo logico, nel senso che l'osservatore Leuenberger, la retroazione dello stato, il principio di separazione sono, diciamo, due concetti, diciamo, diciamo, argomenti, sono due concetti che sono strettamente collegati fra di loro per il principio di dualità. Quindi farli insieme è la cosa più naturale, perché vedrete che sono la stessa cosa vista da due punti diversi, punti di vista diversi. Per cui questo è il motivo per cui diciamo, io faccio stima, controllo, poi rimango nel controllo e poi torno alla stima. È apparentemente diciamo, un salto, ma sarebbe stato un salto logico anche fare prima tutto l'osservatore e poi tutto il controllo. Per cui questa è una scelta che ho fatto io. Allora, di cosa parliamo adesso? E vediamo un attimo di cosa parliamo. Noi, diciamo, quando abbiamo un sistema in spazio di stato, dobbiamo pensare che l'uscita è il sensore o i sensori, perché noi parliamo di sistemi multivariabili, per cui nel nostro caso noi sappiamo che con la Y vediamo qualcosa. In alcuni degli esempi che noi abbiamo fatto, abbiamo proprio considerato, per esempio, misuro una corrente, misuro una tensione, e in quel caso la matrice delle uscite C, quando sono nel lineare, contiene proprio 1 in corrispondenza dell'elemento di stato che misuro e 0 in tutti gli altri. Okay? Ed è uno dei casi, diciamo, più comuni quando sono nella linearità. Quindi io ho uno stato, qua c'è una rappresentazione grafica, diciamo, un po', anche un po' stupida, ma mi serve solamente per dare l'idea. Io ho uno stato, qui ho disegnato una molecola, quindi non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo facendo. Tramite le misure io guardo dei pezzetti di questo stato, non guardo tutto lo stato e tramite un filtro, questo è un simbolo diciamo di retroazione, io voglio ricostruire tutto quanto lo stato. Va bene? Quindi questo è il problema diciamo della stima che diciamo dal punto di vista grafico io faccio rappresento anche in questo modo. Il mio sistema dinamico per me è un blocchetto in cui individuo con una certa sigma maiuscola, il sistema dinamico, l'ingresso lo conosco perché l'ingresso è manipolabile per definizione, quindi l'ingresso è sempre noto. L'uscita io la conosco e poi io ho uno stato che lascio con un punto interrogativo e questo è anche, diciamo, graficamente quello che vi ho fatto fare in Simulink, nel senso che voi in Simulink avete generato quello che c'è qua dentro. Ora, qual è la differenza fra il mondo reale e Simulink? Che in Simulink voi questa X qui che esce la potete prendere, disegnare, usare, fare quello che vi pare. Nel mondo reale no. Se voi avete accesso a degli elementi della X, questo sta nella Y, va bene? Tramite, per esempio, un'ulteriore riga di C. Però la X non esce fuori dal blocchetto nel mondo reale, ok? Ok, quindi noi dobbiamo stimare lo stato. E ovviamente senza misurarlo perché sennò sarebbe uscito. Ora vi faccio vedere una vignetta. Dilbert, diciamo, questo Scott Adams, io non so che preparazione, che entroterra culturale abbia, però Dilbert fa molte battute di tipo
sicuramente ingegneristico, manageriale, ma anche informatico. E allora vediamo questa battuta che poi rappresenta esattamente questo, non so chi la capisce questa battuta, però rappresenta esattamente quello che si fa quando si fa la stima dello stato. Allora, noi abbiamo un contratto per misurare le temperature dell'oceano. Quale parte dell'oceano? Tutto. Non possiamo mettere sensori ovunque nell'oceano, è troppo grande. Noi possiamo misurare un bancio, un certo numero di posti e stimare il resto. Quindi tu mi stai chiedendo di misurare l'1% della temperatura dell'oceano e stimare il rimanente 99%. Non so come farlo, prova usando la matematica, ma non è ancora più economico non misurare nulla e stimare tutto. E quindi ogni tanto qualche idea, qualche great idea. Allora, è chiaro che fino a qua è esattamente quello che facciamo noi, cioè noi cercheremo di stimare la temperatura dell'oceano. In realtà, diciamo, la temperatura dell'oceano è particolarmente sfortunato perché è un sistema dinamico caotico, quelli meteorologici, per cui sicuramente non ci avviciniamo noi con i nostri strumenti di questo corso. Però noi quello che tentiamo di fare è mettere pochi sensori e stimare il resto usando la matematica. Va bene, poi è chiaro che la parte finale è la battuta, nel senso che senza sensori non si va da nessuna parte e lo vedremo anche adesso. Questo qui è uno snapshot che ho preso dal video, da uno dei tutorial di MATLAB, che è un canale YouTube, che ha fatto dei video, per esempio, questo video si chiama Understanding Kammal Filters, ok? E è particolarmente interessante, diciamo, questo snapshot, perché vi dà un po' l'idea anche con una sola immagine. Per scopi legati al controllo, io ho bisogno della temperatura interna, dei motori questo è un razzo spaziale a combustione interna, per cui, diciamo, ho bisogno di sapere questa temperatura, T-in, io non so perché, però serve per il controllo. E non esiste un sensore che resista alle temperature che si sviluppano lì dentro. Per cui che cosa fanno? Mettono un sensore all'esterno e a questo punto come fanno a stimare la temperatura interna? Con un filtro di Kalman che vedremo fra qualche lezione, che è esattamente un osservatore dello stato, uno stimatore dello stato. Va bene? Per cui è l'oggetto che cominciamo a studiare oggi. Sempre nello stesso video si parla poi del classico problema della stima della posizione, dell'automobile, però fatemelo mettere in senso ampio. La stima della posizione di un corpo rigido, di un robot, è un problema dal punto di vista ingegneristico che ha delle implicazioni, economiche enormi. Va bene? Se io dovessi, diciamo, avessi risolto tutti quanti i problemi per un robot domotico, per esempio a cui prende accenno un robot, io comunque avrei il problema di localizzarlo e non è banale, va bene? All'interno, all'esterno ci sono tanti fenomeni che influenzano questo aspetto. Vediamo un'automobile. Per un'automobile io posso comprare questo sensore che in robotica abbiamo proprio visto l'altro giorno, Inertial Measurement Unit, l'abbiamo citato, non l'abbiamo visto, e questo mi dà l'accelerazione l'accelerazione lineare e la velocità angolare del sensore. Quindi lo metto sulla macchina, mi dà quello della macchina. Ok, io che cosa posso fare? Posso integrare questa quantità e poi ottengo la posizione della macchina, quindi l'odometria significa io integro queste quantità. In realtà qua non c'è scritto, però io ho anche l'inclinazione della macchina, per cui io conosco il pitch e vabbè, il roll della macchina si spera non ci sia, però negli aerei e nelle barche c'è anche il roll, anche nei sottomarini. Poi conosco il pitch, che ovviamente ha la sua importanza, e vabbè, è sempre aderente all'asfalto, però comunque ci sta. E poi conosco anche quella che si chiama imbardata, lo yaw, cioè è l'angolo rispetto al nord magnetico, va bene? Per cui io queste cose le conosco, posso integrare e ho la posizione della macchina, però
L'integrale della velocità non è la posizione, lo abbiamo visto e lo rivedremo. E poi ho un oggetto che si chiama in realtà GNSS, cioè Global Navigation Satellite System, di cui il GPS è uno delle versioni esistenti, quello statunitense, però ne esistono in questo momento 4 funzionanti sul pianeta e 2 regionali, che mi dà la posizione. Questo sensore, se pensate, è uno dei sensori più costosi che l'uomo abbia mai fabbricato, perché questo sensore è costituito da alcuni satelliti, cioè, per cui non è proprio economicissimo, però misura la posizione a una certa frequenza. Perché ho bisogno di tutte queste cose messe insieme? Perché, lo capiremo in queste lezioni, ho bisogno di fare fusione sensoriale, cioè io ho bisogno di mettere insieme diverse misure, perché nessuna è soddisfacente, nessuna mi risolve completamente il problema. Guardate, se io dovessi misurare la temperatura di questa stanza, allora io potrei dire un termometro mi basta, ok? Ed è vero per la temperatura di questa stanza, ma già se io volessi ridondanza, cioè se io volessi dire ok, tu hai un sensore, però se si rompe, allora ne prendo 2 non va bene, ne prendo 3, perché 3 faccio la maggioranza, è il modo più semplice di fare ridondanza. Ci sono tutta una serie di dispositivi aeronautici che chiedono nelle specifiche di avere tutti i sensori triplicati, ok? Per sicurezza, ok? Come poi, se io ho 3 sensori, quale prendo? Mica quello che mi piace di più, devo fare fusione sensoriale, che è ancora un problema di stile. Ok, la domanda che noi ci siamo posti all'inizio della osservabilità è quella che, a cui adesso rispondiamo nel senso applicativo, cioè voglio stimare, per esempio, corrente e tensione del circuito. Ok, dove si trova il problema della stima dello stato in ingegneria? Si trova in una serie di applicazioni che qui ho elencato e vediamole velocemente, giusto per farvi rendere conto che nella vostra vita quotidiana voi avete dei dispositivi che fanno stima dello stato. Se voi conoscete la posizione e volete conoscere la velocità e l'accelerazione, questa è la cosa più semplice, perché se ci pensate è quello che fate voi. Se voi state guidando, vi annoiate e con le pietre miliari volete stimare se la velocità della vostra automobile è coerente col tachimetro. Cosa fate? Andate a velocità costante, calcolate i secondi fra una pietra miliare e l'altra, fate la divisione e calcolate la velocità. State facendo una stima dello stato, va bene? Poi la confrontate con il tachimetro ed è quella più facile, fra virgolette. Invece la stima della posizione di accelerazione nota la velocità. Beh, la stima della posizione nota velocità è quello che vi ho detto prima, cioè ne abbiamo parlato, ne riparleremo, è un problema mal posto matematicamente. Sistemi di navigazione inerziale, che sono più o meno la stessa cosa, si basano sulla fusione di diversi sensori per darmi posizione e orientamento di un corpo rigido. Stima del moto di oggetti tramite sistemi di visione. Io ho il mio bravo sistema di visione, per esempio, in una cella robotizzata in cui un operatore e un robot condividono lo stesso spazio di lavoro, io ho bisogno di stimare il moto degli oggetti su cui devo lavorare, se c'è un asso trasportatore, ma poi devo stimare il moto delle varie parti del corpo umano e devo stimare anche il loro andamento in maniera tale da consentire al robot di muoversi di conseguenza. Questo è uno dei campi più recenti della robotica, recenti intendo 5-10 anni, in cui si tenta di fare questa cosa. Se io ho una nave, posso oggi, è un sistema che esiste, commerciale su quasi tutte le navi, premo un pulsante e dico, tu adesso fai il dynamic positioning, cioè stai fermo qui, ok? Ci sono le onde, ci sono le correnti, c'è il vento. Se la nave è piccola cambia anche il peso, se per esempio le persone salgono e scendono, i carichi salgono e scendono, e c'è un sistema di controllo e un sistema di stima che mi deve tenere ferma la nave.
vabbè, l'orientamento delle navi nel controllo di rotta. È chiaro che ci sono alcune cose che si conoscono da secoli, no? Per esempio, ci sono, diciamo, la possibilità di misurare l'orientamento inteso come yaw, nasce con la bussola, che però, voglio dire, non avevano tutti. Poi le stelle, quello che va bene, però la longitudine di una nave è una cosa che è stata scoperta, diciamo, abbastanza recentemente. La longitudine, la posizione, diciamo, di una nave intesa come longitudine, è una cosa che è stata scoperta abbastanza di recente nella storia dell'uomo, va bene? E questa è una cosa che chiaramente oggi, diciamo, è più semplice. Usare, vabbè, il GNSS è quello che vi ho detto io, serve il GPS. Localizzazione, mappatura e simultanea localizzazione e mappatura sono dei problemi abbastanza ampi di robotica. Vediamo quali sono. La localizzazione mi dice: io ho una mappa dell'ambiente, devo trovare quali sono le mie coordinate all'interno di questa mappa. Ok? Invece la mappatura è il problema, diciamo, inverso. Io conosco la mia posizione, per esempio, perché ho il GPS, e devo costruire una mappa di quello che ho intorno. La mappatura, per esempio, è quello che hanno fatto, che fanno le Google Car quando per la prima volta hanno mappato, diciamo, in maniera così massiva le città. Loro che cosa facevano? Il veicolo aveva il GPS, riprendeva con delle telecamere l'ambiente circostante a 360 gradi. Poi ha tutta una serie di misure, in questo caso di immagini prese istante per istante, e deve costruire una mappa coerente. Va bene? Anche questo è un problema di sistema dello Stato. In realtà, il problema più interessante è quello, diciamo, che viene assolutamente istintivo negli esseri viventi, e cioè io entro in questa stanza. Quando io entro in questa stanza, io non so come sono messe soprattutto gli oggetti mobili, no? Le scrivanie e le sedie. Ho un'idea della mappa e che faccio? Io contemporaneamente creo una mappa dell'ambiente e mi localizzo all'interno della mappa. Ok? E anche questo è un problema che matematicamente si formula. La batteria del vostro cellulare è una forma molto semplice di stima dello stato. Econometria. Applicazioni, diciamo, militari come inseguimento di un obiettivo tramite radar. Il GPS, vabbè, qui è rimasto, ma in realtà è lo stesso qui, lo devo levare. Puntamento missilistico è un problema, diciamo, di stima dello Stato. Applicazioni come controllo insulina glucosio, e poi cose di cui non ho proprio idea, ma ho trovato in giro, in medicina nucleare. Va bene, ricostruzione di segnali vocali. Tutti questi sono problemi di stima dello Stato. Ovviamente noi ne vedremo qualcuna semplice in questo corso, e, diciamo, vi faccio vedere anche qualcuna con delle implicazioni particolarmente pesanti. Allora, che cosa vediamo in questa introduzione? In questa introduzione vediamo adesso la cosa più stupida che posso fare, perché non la faccio, e cioè quella di fare un osservatorio a ciclo aperto, perché io ho bisogno della ritrazione. Va bene? Se io ho un modello matematico di un sistema, io posso farne una copia al calcolatore. Ok? Per cui il mio modello matematico è caratterizzato da avere queste matrici ABCD. Ok? Ora io come faccio a stimare lo stato? Beh, io potrei semplicemente. La U la conosco, la A la conosco perché è il modello matematico, poi come unica uscita mi prendo Y uguale X, questa ci metto il cappello sopra che per noi vorrà dire stima in questo corso, e questa è la stima dello Stato. Ok? È una cosa furba? Vediamolo un attimo se questa è una cosa furba o no. Allora, dato un sistema ingresso stato uscita, a questo punto a sinistra il tempo continuo, a destra il tempo discreto, io faccio una copia del sistema, per cui tempo continuo x cappello punto uguale a x cappello più b.
tempo discreto x cappello k più 1 uguale a x cappello più b. Ok? È una copia. Ok? A questo punto, come faccio a sapere questa copia che sta facendo? Calcolo l'errore. Guardate, l'errore, quando io parlo di stima dello stato, è la grandezza vera meno la grandezza stimata, ok? Meno quello che stimo. Quindi è x meno x cappello ed è uguale nel tempo continuo e nel tempo discreto. Qual è la dinamica dell'errore? Vi ripeto, la parola dinamica per noi significa o l'evoluzione del tempo, quindi la sua derivata o le differenze, oppure significa il secondo principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, dipende dal contesto. In questo caso ci interessa l'evoluzione del tempo, quindi la sua derivata. E punto uguale, beh, x punto meno x cappello punto, x punto è ax più bu, x cappello punto è ax cappello più bu, quindi bu lo semplifico, a per ipotesi è perfetto, lo conosco perfettamente, quindi è lo stesso. Metto in evidenza a sinistra A e ho E punto uguale A per E. Ok? Nel tempo discreto ho E calcolato in K più 1 uguale A per E K. E che cos'è questo? Beh, è la più semplice equazione alle differenze o equazione differenziale che io posso incontrare, perché è un'equazione lineare stazionaria. La sua evoluzione, cioè il suo modello esplicito, lo conosco, è l'evoluzione libera, qua non c'è l'ingresso. Per cui l'errore evolve secondo questa dinamica, la matrice di transizione dello stato per l'errore nell'origine. E a questo punto io posso fare dei commenti sull'osservatore a ciclo aperto. La prima cosa che osservo è: ma se il mio sistema è instabile, che succede? Me lo dite voi. L'errore diverge, quindi già se il mio sistema è instabile, diciamo, non posso utilizzare il sensore a ciclo aperto. Ok, allora facciamo l'ipotesi che il mio sistema sia stabile. C'è un enorme difetto in questa dinamica, che capiremo adesso bene che facciamo l'osservatore Limberger. Qual è questo enorme difetto? Che io ho un osservatore dello stato che ha le stesse costanti di tempo dello stato che io voglio osservare. Immaginate una risposta indiciale. Allora, immaginiamo adesso una risposta indiciale. Questo è il tempo. Questo è la mia, facciamo x con i di t, uno qualsiasi degli elementi. Partiva da 0, no, partiva da questo è x con i 0, partiva da un valore diverso da 0, si fa la sua brava dinamica e poi va a un certo valore costante, una risposta indiciale. Ho una stima di questo, per esempio faccio verde, quindi la mia stima iniziale, per esempio, vale 0 se non ho informazioni, diciamo, se non ho informazioni preliminari, metto sempre a 0 le stime iniziali. La costante di tempo con cui l'errore va a 0, e chi è l'errore? Beh, l'errore è questo, no? L'errore è la distanza fra i due, è la stessa di quello con cui è andato a zero il segnale che sto stimando. Per cui io, nel mandare a zero l'errore, e significa nel mandare la curva verde a sovrimporsi a quella nera, io devo più o meno mantenere la costante di tempo di quella iniziale. Ok? Allora, che cosa significa? Significa che io mi sto perdendo il transitorio. Io vorrei un sistema che facesse una cosa del genere, no? Vorrei che l'errore andasse a zero più velocemente, perché voglio vedere il transitorio. Altrimenti, se io mi accontentassi del regime, potrei implementare delle equazioni algebriche e tramite il guadagno trovo direttamente quale valore al regime. Se ci va il regime, magari questo è un sistema che si muove continuamente e quindi, diciamo, il fatto che io sia dipendente dalle costanti di tempo del sistema, una scemenza.
Quindi, e questo lo capiremo adesso, che invece decidiamo noi quanto veloce è la dinamica dell'errore. Quindi, la dinamica della sistema è vincolata dagli attori reali e non può essere modificata, questa è una scemenza. Il sistema deve essere asintoticamente stabile, è una forte limitazione. Poi, guardate, io nell'osservatore a ciclo aperto non uso la Y, ma la Y è proprio una combinazione lineare dello stato che io sto stimando. Nel caso lineare è proprio una combinazione lineare, ok? Oppure nel caso del circuito elettrico è proprio uno degli elementi dello stato che io voglio stimare perché è un amperometro. Ma allora io perché non lo sto usando? C'è qualcosa che non mi quadra in questo osservatore a ciclo aperto. Va bene? Non va bene, basta, leviamo da mezzo osservatore a ciclo aperto e parliamo adesso del primo, diciamo, degli strumenti che studiamo per osservare lo stato, e cioè del cosiddetto osservatore di Leuenberger. Ok? Impostiamo il problema. Adesso io cosa faccio per stimare lo stato? Io dico, ok, guarda, tu puoi costruirti il tuo blocchetto, il tuo OBS, osservatore, che è proprio un altro sistema dinamico, decidi tu cosa farci. In questo tu gli metti come ingresso sia l'ingresso del sistema da osservare che l'uscita, perché questa è un'informazione che tu puoi e devi usare, e l'uscita sarà proprio X cappello, cioè l'uscita sarà proprio la stima. Perfetto. E allora proviamoci, vediamo che succede. Dato un sistema ingresso stato uscita, questa è sempre la stessa cosa, lineare e stazionario, sempre le stesse dimensioni. Cosa facciamo? Imponiamo la struttura dell'osservatore. Questo è un po' dogmatico, viene dall'alto. Cioè, io adesso sto dicendo: guarda, questa è la struttura dell'osservatore. Com'è questo osservatore? Allora, io ho una dinamica. Quindi x cappello punto uguale. Una certa matrice dinamica F per x cappello più una certa matrice gamma per l'ingresso più una certa matrice K con O per l'uscita. E dobbiamo trovare queste certe matrici, quindi F, gamma e K con O. Quali sono le dimensioni? Beh, guardate un attimo, F quadrata, gamma alle righe dello stato e alle colonne dell'uscita, e K con O alle righe dello stato e le colonne dell'uscita, scusa, gamma dell'ingresso, N per P, e K con O, righe dello stato e colonne dell'uscita. Faccio questa, quindi, ho una quadrata per costruzione e due rettangolari. Poi, un'altra cosa la osservo così, giusto perché non ho chiamato K e ho chiamato K con O? Vabbè, io uso le lettere più semplici possibili, no? Per fare tutti quanti, usiamo le lettere più semplici possibili quando si chiamano le equazioni. I pedici, gli apici, gli indici li usiamo quando noi abbiamo tante cose che dobbiamo rappresentare in forma compatta. Se io ho messo un pedice O qua, è perché forse nelle prossime lezioni ci sarà un altro pedice. Questo quindi cominciamo a pensare che questo è un guadagno, ok? La K pure la usiamo spesso per i guadagni. Ok, questa è una struttura che è stata assegnata, quindi c'è poco da ragionare. Cosa voglio fare? Voglio trovare quelle tre matrici tale che l'errore tenda a zero per ogni ingresso, per ogni condizione iniziale dello stato e per ogni condizione iniziale dell'osservatore. Questo è il mio problema matematico adesso. Ok, allora che faccio? Beh, lavoro sull'errore. La prima cosa che faccio è definisco l'errore x meno x cappello sia nel tempo continuo che nel tempo discreto. Qual è la dinamica? Questo passaggio è inutile che lo facciamo insieme perché ho semplicemente sostituito a x punto a x più b. E a x cappello punto ci ho messo la struttura assegnata, ok, dell'osservatore. Quindi sia nel tempo continuo che nel tempo discreto io, diciamo, ho questa cosa qua. Qual è la prima cosa che mi viene chiesta dal programma
progetto dell'osservatore. La dinamica, il tuo osservatore deve essere dipendente dall'errore, per cui dipendente dall'ingresso, chiedo scusa, per cui la dinamica dell'errore non deve avere l'ingresso al secondo membro, altrimenti l'ingresso influenzerebbe l'errore. Come faccio? Poiché gamma è una matrice che io devo progettare, io dico, vabbè, ma che ci vuole? Io pongo gamma uguale B. Lo posso fare? Sì, lo posso fare. Ovviamente poi vedremo che la conoscenza del modello non è mai perfetta, però noi adesso facciamo l'ipotesi che conosciamo perfettamente il modello matematico. Quindi gamma è uguale a B. Una volta fatto questo, vedete che c'è una semplificazione algebrica proprio. BU e meno gamma U se ne vanno, sia nel tempo continuo che nel tempo discreto. Ok. Continuiamo il nostro ragionamento con D uguale a 0. Va bene? E poi cosa faccio? Bene, la mia equazione, io ho y uguale cx, io ho y, e beh, sostituisco al posto di y c per x, così faccio comparire lo stato. E poi, beh, poi metto in evidenza, ho il termine, qui ho il termine ax, qua a questo punto questo è k con o cx, quindi metto in evidenza a destra la x, mi ricordo sempre che io devo dire da che lato metto in evidenza, e io qui ho a meno k con o c per x, e poi mi rimane meno f x cappello. La stessa cosa per il tempo discreto, cambia solamente che al primo membro ho e k più 1, però per il resto è tutto uguale. Ora, la intuizione di questo signor Luenberger è stato che poiché f, io la devo ancora scegliere, io devo scegliere f e k con o, va bene? Allora diciamo, guarda, allora scegliamo f e k con o tale che sia realizzata questa equazione. Guardate, sono entrambe incognite ancora, quindi in realtà io con questa assunzione non ho scelto in maniera univoca la F, perché K con O ancora non l'ho scelto, per cui io dico, guarda, scegli F tale che è uguale a meno K con O per C. Ok, se tu fai questa cosa, beh, quello che succede è banalmente allora, un attimo solo, mi ricopio l'equazione. Allora, se vedete gli appunti degli anni scorsi, forse c'è qualche letterina diversa, per cui diciamo scaricate quelli, diciamo, di quest'anno. Va bene? Allora, questa è l'equazione, diciamo, dell'osservatore. Ma allora, a questo punto, se io ho fatto questa ipotesi, questo significa che al posto di a meno k con c ci posso sostituire f, quindi e in k più 1, vabbè, questo è x cappello con k, è uguale, beh, f x in k meno f x cappello in k, metto in evidenza f a sinistra, xk meno x cappello k è uguale f per e. Che bello, perché questa è ancora una volta l'equazione alle differenze, in questo caso omogenea, del caso più semplice, quindi lineare stazionario con f a coefficienti reali costanti. Per cui in questo caso io so che l'errore in k è uguale f, lo scrivo proprio matrice, elevato in k per l'errore in 0. E nel caso tempo continuo è che l'errore in t è uguale e elevato no, f, scusate, a f t per e in 0. Va bene?
Qual è la differenza rispetto a quello a ciclo aperto? Beh, la differenza enorme è che adesso questo F, guardate, ancora io non l'ho deciso perché ho F e K con O, ancora ho trovato un legame fra di loro, ma ancora non li ho univocamente decisi, quindi posso ancora fare qualcosa per andare ad agire su F. E questo è quello che adesso vogliamo fare, va bene? Quindi l'evoluzione è questa qua che ho appena scritto. Allora guardate cosa devo fare. Devo imporre che cosa? Beh, gli autovalori di F, perché la matrice F è una matrice n per n e contiene tante informazioni, però in realtà adesso a me interessa assegnarne gli autovalori, che sono una cosa più importante della dinamica. Esistono infinite matrici che hanno gli stessi autovalori, eh? Cioè, è facile trovare, è facile rendersene conto. Quindi io ancora posso scegliere, diciamo, in maniera abbastanza ampia. Quindi, come vi ho appena detto, devo scegliere K con O ed F, che devono avere il legame che abbiamo visto precedentemente. La prima cosa che, diciamo, voglio che vi leviate dalla testa è: ma perché io non scelgo K con O uguale a 0 ed F uguale a? Perché se io lo faccio, se io scegliessi questa cosa qua, K con O uguale 0 ed F uguale a, io effettivamente avrei soddisfatto l'equazione, non si sta aggiornando, un attimo solo, torno al caso di prima perfettamente, però non si sta aggiornando il Jamboard, che l'idea è bella, però se non si aggiorna non tanto. Questo ogni tanto mettono delle cose, delle icone nuove qua. Infatti non si apre. Non funziona bene Jamboard, non è la prima volta, e questa è una questione di sincronizzazione loro, perché diciamo, la rete funziona bene, tutte le altre diciamo, attività che richiedono la rete funzionano bene, e invece Jamboard adesso non si apre proprio. È sorprendente perché sicuramente non è un problema di server di Google. Come vedete qua faccio tre sistemi, robotica, poi nipote e figlio. Niente, ragazzi. E allora continuiamo senza sapere. Ah no, ecco qua. Qualcosa succede. No, non succede niente. Vediamo se è questo che non aggiorna. Va bene, la solita cosa. Allora, K con 0 uguale, K con O uguale 0, F uguale A, non va bene, perché guardate, questo lo soddisfa, va bene? Però poi io mi ritroverei esattamente nella situazione dell'osservatore a ciclo aperto, perché io che cosa avrei? Avrei, se prendo diciamo questa qua, avrei E K più 1 è uguale ad A e K. Ok? E questo non ci piace, lo abbiamo già discusso. Per cui io devo andare avanti e devo cercare un modo per risolvere questa equazione.
Allora, qual è il modo? Adesso noi, diciamo, troviamo una formuletta. Questa formuletta si basa su un piccolo procedimento. Allora, assegno gli n autovalori desiderati alla matrice F. Quindi io do un insieme, che poi quando faremo l'esercizio è un vettore, però dal punto di vista matematico è un insieme. Sempre distinguiamo la matematica dal programma. Quindi do un insieme di n autovalori. E quindi con questi trovo facilmente il polinomio caratteristico desiderato, va bene? Quindi è semplicemente la produttoria di lambda meno lambda con i. In MATLAB c'è un comandino che ve lo fa. Ok. Quindi che cosa significa? Che io conosco il polinomio caratteristico. Perché in realtà io ho lambda i meno a meno k con c. Le incognite sono, beh, k con o, i coefficienti di k con o, che è una matrice n per m. Li metto dentro e trovo così. In realtà no, non lo posso fare. Questa strada, il principio di identità dei polinomi non lo posso sfruttare, perché quando io vado a calcolare il determinante di questo oggetto qua, io so che il determinante è un polinomio in lambda, però in realtà se vi divertite a farlo anche con delle matrici di dimensioni piccole, le vostre incognite, che sono i coefficienti k con o, compaiono moltiplicate fra di loro, quindi è un'equazione non lineare difficile da risolvere, per cui non possiamo farlo col principio di identità dei polinomi. Si fa con una trasformazione di similitudine. Noi non entriamo nel dettaglio di questa trasformazione di similitudine. Però, diciamo, vediamo qual è l'equazioncina. Per continuare con le nostre equazioni, noi consideriamo un'uscita scalare, solamente per avere delle equazioni compatte che sono facili da leggere, perché il significato dell'equazione è importante. E quindi noi che cosa abbiamo? Che la matrice C e K con O sono vettori rigo-colonna, nel senso che C è una riga e K con O è una colonna. Va bene? E allora che facciamo? Andiamo avanti. Abbiamo calcolato il polinomio caratteristico desiderato. Ora calcoliamo quello del sistema da osservare. È tutto noto qua, no? Quindi io conosco questi A con 1, A con n, sono il modello matematico. E a questo punto devo calcolare questa strana matrice. Guardate, questa strana matrice, io non vi dico da dove viene perché non abbiamo fatto la dimostrazione, va bene? Per cui diciamo, non, è un po' così, un po' calata dal cielo. Questa strana matrice è il prodotto di due matrici. La seconda matrice è una matrice con l'antidiagonale uguale 1 e triangolare superiore, va bene? Diciamo antitriangolare, triangolare superiore, con l'antidiagonale tutta 1 e poi tutti gli elementi, diciamo, del triangolo superiore sono i coefficienti del polinomio caratteristico. Si dimostra che questa ha rango pieno, questa matrice, va bene? Adesso, questa matrice ha rango pieno e questa qui la riconoscete? Cioè, c'è scritto. La riconoscete questa? Se io ve la scrivessi così, io invece di scrivere in quel modo la scrivessi così. La dice? Come di maggior raggiungibilità? Di Di osservabilità. osservabilità. Allora, questa è la matrice di osservabilità. Qui c'è la matrice trasposta, va bene? La matrice T è quindi uguale a T è uguale alla matrice di osservabilità trasposta,
per un'altra matrice che ha sempre rango pieno. Ok. Io, diciamo, dall'algebra dei matrici so che T sarà invertibile se lo sono entrambe, perché questo è il rango pieno per costruzione, questa lo devo verificare, per cui se il mio sistema è completamente raggiungibile. A questo punto definisco due vettori usando i coefficienti del polinomio caratteristico desiderato, i coefficienti del polinomio caratteristico attuale, e calcolo K con O con la formula di un signore che si chiama Ackermann. Non è importante, diciamo, come siamo arrivati a questa formula. Vi ho detto, questa è una matrice di trasformazione, si ottiene tramite un passaggio tramite un sistema simile, ma non lo facciamo. Perché io vi do la formuletta? Perché io voglio che qua facciamo un'osservazione. L'osservazione che voglio fare riguarda questo. T a meno trasposto, il meno davanti non ci interessa. T a meno trasposto. Prima di tutto, T a meno trasposto, che operazione Che operazione è T a meno trasposto? E T a meno 1 poi trasposto, T trasposto e poi meno 1. Allora, la matematica non ha piacere ad avere espressioni ambigue, e se fosse stata ambigua questa espressione avremmo avuto un altro tipo di notazione. Quindi se io accetto T a meno trasposto come una matrice elevata a meno trasposto, come un'espressione, diciamo, corrente usata nei testi, questo significa che non è ambigua. E allora significa che l'ordine qui è lo stesso, per cui vanno bene entrambe, ok? Questo qua vanno bene tutte e due, è la stessa cosa, il risultato è lo stesso, quindi non è un'ambiguità. Questo se vi stavate chiedendo. Ah, quindi io voglio farvi vedere questa cosa qui, che io sto invertendo la matrice T. Questa matrice T non ha particolare importanza, non ha neanche un nome, però questa matrice T è invertibile solo se lo è la matrice di osservabilità, se ha rango pieno la matrice di osservabilità, scusa. Quindi questo significa che ipotesi per poter implementare l'osservatore di Luemberger, l'osservatore dello stato, è che il sistema sia completamente osservabile. Ok? Ora abbiamo fatto un ingresso scalare, uscita scalare. Vediamo dopo che cosa succede quando invece il mio sistema non è, diciamo, un ingresso e un'uscita. E questo è il nostro signor Luemberger che è ancora vivo. Fate attenzione, abbiamo trovato K con O, poi lo mettiamo nell'equazione e troviamo F. Alla fine ho tutto quanto i passaggetti da fare, cioè facciamo varie esercitazioni, quindi il problema su questo non si pone. Perché non ho preso IB? A e B? IB. Ok, allora vediamo un attimo. Questo qui è un vettore in cui io metto dentro i coefficienti del polinomio caratteristico, che sono quelli di A, sono questi, e quelli di D sono quelli desiderati. Quindi voi partite dagli autovalori desiderati. Da questi calcolate i coefficienti del polinomio caratteristico e quindi costruite A e D. L'unica cosa a cui fare attenzione è che D lo dovete costruire mettendo prima il termine noto, mentre se vedete i coefficienti vi vengono. Allora, i coefficienti del polinomio caratteristico hanno 1 come coefficiente di lambda elevato alla n per costruzione, è sempre il coefficiente 1, ok? Si dice monico, vabbè, però non ci interessa, è 1. Poi gli altri li battezziamo, D con 1, D con n, quello del termine noto, e andiamo a prendere prima D con n e
e poi dicono 1. Quindi non stiamo usando il coefficiente di lambda elevato alla n, che è sempre 1. Queste cose qua, non vi preoccupate, perché poi faremo gli esercizi, e quindi fatto una volta, poi si cose. Però l'attenzione che dovete fare è che mentre alcune convenzioni sono quasi universali in matematica e tutte le materie che si appoggiano alla matematica, invece altre convenzioni, diciamo, non sono, sono molto variegate. Per esempio, il polinomio, il coefficiente lambda alla n, come lo chiamo? Qua sarebbe a con 0, no? Però potrei anche chiamarlo a alla n, cioè potrei decidere che il coefficiente lo chiamo così come la potenza del termine corrispondente. Posso fare quello che mi pare come convenzione, no? Su questo è ovvio. Non solo, se io uso un programma di calcolo numerico e gli chiedo, questo è il polinomio, mi dai i coefficienti del polinomio? Lui me li dà in ordine decrescente rispetto alla potenza, in ordine crescente. Qualche programma lo fa in un modo e qualche programma lo fa in un altro modo. Questo è chiaro, che noi dobbiamo sempre fare attenzione all'help in linea quando ci sono delle convenzioni. Va bene? Allora, noi adesso, diciamo, ci fermiamo per poco, però non troppo tempo, per la discussione, diciamo, alla parte formale. Noi non abbiamo fatto ancora niente, però abbiamo trovato i passaggi da fare per costruire l'osservatorio Luenberger, e poi cominciamo a discutere la scelta degli autovalori, vediamo un'applicazione, vediamo alcuni casi particolari. Quindi, diciamo, se avete domande...